Buonasera, siamo qui alla Maracanã, dove è appena terminato il derby della Madonnina, Inter-Milan. L'ha vinto il Milan, l'ha stravinto, un migliore su tutti, Ascanio Cassato, che questa sera ha messo in rete 3 gol di ottima fattura ed è... si è confermato un bomber per questa squadra, ha sostituito un po' Auricchio. Castaldo, come ha visto questo match? È stata una bella partita, eravamo pronti, abbiamo fatto un ottimo risultato contro una buona squadra e i 3 gol vuol dire che ci stiamo riprendendo. 3 prodezze queste. Sì. Riprese dalle telecamere del Jack, qual è dei più 3 gol più bello per lei? È stato il bello, il gol là sulla fascia. Il primo? Sì, dove ho fatto scorrere la palla e ho tirato a volo, da bomber, cosa che... Il primo gol del Jack per lui? Sì. Primo gol, quindi non si scorda mai il primo gol di questo torneo. Questa squadra che cosa punta? Puntiamo a fare un buon torneo, siamo, diciamo, nuovi tra di noi, ci conosciamo da quest'anno e possiamo dar fastidio a chi punta, diciamo, a vincere il campionato. 12 punti per il Milan, giocatori di esperienza come Auricchio, Giovino, lei anche Troiano, questa sera in rete, anche lui, prima rete per lui nel Jack. Una squadra che può dar fastidio alle grandi, quindi punta a qualcosa di più di un buon piazzamento alla Champions oppure all'Europa League? Tendiamo alla Champions, vediamo come vanno le partite, se continuiamo a giocare così possiamo puntare sicuramente alla Champions, ma vediamo di partita in partita come, diciamo, si evolve il nostro campionato. Va bene, ringraziamo Castaldo, autore di un'ottima prestazione, vi aspettiamo al prossimo match Tottenham. Bravo. Buonasera, benvenuti al Maracanã, siamo qui ancora al Trofeo Jack dopo Trab Tottenham, una sfida che ci ha tenuto con tanto sospetto fino alla fine, quando poi ci ha pensato Di Lauro, migliore in campo, ancora una volta, che l'ha decisa proprio lui. Ma nota di questa partita, sono le vesti di Gaetano Giovino, tornato in porta dopo 2 anni, come è stato questo ritorno, Gaetano? In realtà sono messo in porta solo per prendermi il completino, perché non lo darò a nessuno. Fino a quando non prenderanno un impegno serio, il completino sarà mio. A novembre si riapre la sessione di mercato. E cazzo sarà fuori. Anche nella prossima partita sarai portiere, giocherai contro l'Inter, una sfida storica del Jack, ormai le squadre che stanno un po' in crisi, nonostante i 3 punti di oggi. No, più in crisi di noi non penso che ce ne siano poche, forse solo il Borussia Dortmund e il Valencia. Però no, in porta contro Marco, il signor Marco Adinolfi non mi permetterei mai. Io giurando non giocherò più contro di te, non sto tornando, quindi credo che non giocherò. No, devo sentire il contatto fisico, quindi in porta lo sento solo quando vieni verso di me, invece ti marcherò uomo, sarò al centro della difesa come sempre. Dicevamo di venire in campo Di Lauro, lei decise più questa partita, non voleva proprio entrare, poi ci ha pensato con 2 perle. Tre perle. No, l'abbiamo decisa tutti, però stavamo per fare il pareggio più volte, non ci siamo riusciti, sfortuna, e poi dopo è entrato un tiro da metà campo. Un tiraccio. È il più brutto di quelli che ho fatto, però è entrato, quindi è meglio così, abbiamo pareggiato. Però anche a loro ha visto Rosselli, è entrato da poco in questa compagine, come si trova con i suoi compagni? Beh, mi trovo benissimo, sono tutti amici, quindi all'ingresso in...
in squadra, è stato molto più agevolato. Proveremo a dare il massimo per la partita, le difficoltà ci sono, si vedono. Scarsi e sfortunati. Però con l'impegno riusciremo. Una maglia che pesa questa, una maglia che ha vinto Champions League due anni fa. È stato preso dal Chelsea e sicuramente una squadra importante, darà il massimo quest'anno. Certamente, come sempre del resto, soprattutto adesso. Un'altra parola al portiere di stasera, anche se mi posso permettere un gol, non mi è piaciuto tanto, il pallone era anche di venire nevale. Allora, voglio dare una spiegazione tecnica, ero fuori aria, stavo per prendere abbiamo la il video, lo mettiamo domani su Facebook e mi dirai. Ho tirato via le mani perché ero già ammonito come sempre, non volevo farmi cacciare fuori, questo è tutto, perciò ho preferito prendere gol e non farmi cacciare fuori. Io ho visto che l'hai toccata lo stesso però. Però è entrata dentro quindi non mi ha cacciato fuori. Meno male. E una parola anche al sempre infortunato Alipetti, che nella telecolla ci dicevo si doveva ancora sbloccare, invece ha fatto 3 gol, ce lo volevo dire. Sì, quando? No, allora, partito? Volevo dire solamente che, come ha detto Iovino, siamo sfortunati e scarsi, ma la sfortuna è che è colpa di questo individuo, perché l'omonimo Gaetano Iovino, da quando è entrato nella nostra società, ha solo portato sfortuna, sfighe, disastri rugne. E rugne, sì. No, niente, ci vuole solo una rivoluzione, squadra in ritiro e fuori a Riperti. Abita. Comunque, ogni 5 pali un gol, quest'anno sarà sempre così. Ripetevi, continuate a ripetere, quest'anno è così ogni palo che prendevi, però poi alla fine hai vinto. Alla fine abbiamo vinto, ma non è capitato adesso, le altre volte ci sono usciti solo 2 pareggi, dove gli altri anni avremmo vinto sicuramente, purtroppo ogni 5 pali un gol, questa è la media gol nostra. Prossimo Intertrap 1x2? Intertrap 2 fisso. Allora, già abbiamo fatto troppi x, quindi a 2. 1x2, lo dirò per 7 e mezzo. Invece per me 2. Dalla Maracanã è tutto, ci vediamo domani. Vi do un compagno.